Il legittimo impedimento è legge, un'altra legge porcata del nostro Presidente del Consiglio Berlusconi, un'altra legge fatta a uso e consumo suo da quel servilismo, da quel servile Parlamento, da quella servile maggioranza parlamentare che chiude entrambi gli occhi pur di assicurarsi la ricandidatura, grazie a questa legge elettorale, alle prossime elezioni da parte del nostro sultano di turno. Che cos'è il legittimo impedimento? Lo ripetiamo ancora una volta. Una legge che allarga a tutti i ministri e non solo al Presidente del Consiglio la possibilità di non essere processati. Basta che lo dichiarano, basta che lo dicano, faccio il ministro, quindi io sono ministro e come tale tu, magistrato, anche se sono accusato di reati gravi, tu non mi puoi processare. Oggi si tratta di fatti di corruzione, di fatti che riguardano la falsa testimonianza di Mills e Berlusconi, ma domani può riguardare spaccio di droga, l'omicidio di una fagiulla, lo stupro di un bambino, può riguardare tutto. Ma se fai il ministro, mentre fai il ministro, o fai il Presidente del Consiglio, non può essere processato. Una illegittima porcata. Che cosa fa rispetto a tutta questa degenerazione del sistema dello Stato di diritto? Certo, nella nostra Costituzione è previsto innanzitutto che il capo dello Stato dica fermo, non fare una sciocchezza del genere, non fare una offesa del genere alla Carta Costituzionale, al principio dell'uguaglianza di tutti di fronte alla legge. Il capo dello Stato l'ha firmato. Ora si dice, la vuoi smettere o no tu di Pietro di prendertela col capo dello Stato? Perché come al solito, ogni volta che io faccio rilevare ma perché succede tutto questo, ma chi ci dobbiamo affidare se non all'arbitro della Costituzione quando succedono queste cose? Come al solito tutti i giornali, tutti i commentatori, anche i cosiddetti alleati non allineati del PD dicono che non si può toccare, allora io non lo tocco il capo dello Stato. Posso però limitarmi a dire, a leggere questa mattina con voi la stampa, faccio quindi il giornalista terzo, rassegna stampa, non è Di Pietro che parla. Dalla prima pagina di Repubblica questa mattina leggo Alessandro Pace scrive un articolo, un editoriale. Alessandro Pace è un noto costituzionalista di primissimo piano a cui si sono rivolti tutti per consulenza, per esprimere le proprie idee davanti alla Corte Costituzionale. Quindi è una persona, professore di diritto costituzionale di primissimo piano. Comincia così Alessandro Pace: non mi sento sinceramente di chiamare in causa la responsabilità del Presidente della Repubblica. Condivido. Spiega il perché però. E ciò per un semplice fatto. Non diversamente da quando fu sottoposta la sua firma il cosiddetto Lodo Alfano, anche questa volta Giorgio Napolitano si è trovato nei fatti di fronte a quello che Leopoldo Elia, Presidente di Corte Costituzionale a suo tempo, nel 2008 definì un ricatto. Allora, abbiamo un presidente, ex presidente di Corte Costituzionale, uno dei principi del foro di diritto costituzionale a Sette Pace, che definiscono questa firma una firma sotto ricatto. Ne prendo atto, non commento, e quindi è inutile che ve la prendete con me. Sono andato a vedere un altro giornale, Il Fatto. C'è un'intervista a Giorgio Bocca. Ora, tutto si può dire di Giorgio Bocca, a meno che non sia un intellettuale con la testa sulle spalle e con tanto rispetto, e gli chiede il suo giudizio sul Napolitano. Risponde Giorgio Bocca, io leggo, faccio il giornalista, lo so, voi avete già sentito la rassegna stampa stamattina, ma non ve l'hanno raccontata questa cosa, dite la verità, perché quando i giornalisti di regime fanno la rassegna stampa di quella mattina raccontano solo che ti fa comunque. Dice Giorgio Bocca: i casi sono due, o fa il coraggioso Napolitano e viene spazzato via, o si adatta. Ecco, mi pare che il Presidente della Repubblica abbia scelto di adattarsi al compromesso.
Mi fermo qui perché Giorgio Bocca aggiunge un'altra parola. Non la dico, mi invito ad andare a leggere sul Fatto, perché altrimenti poi come al solito se la prendono chi legge il giornale, non chi lo scrive. Domanda, a questo punto che dobbiamo fare? Ecco, non, io ho già detto, ribadisco, capo fa, cosa fatta, capo A, è inutile che perdo tempo a macerarmi lo stomaco, perché succede tutto questo, perché permettono a Berlusconi di fare tutto questo. Mi attivo, lo lascio alla vostra considerazione, mi attivo per fare in modo che questa legge possa essere fermata. Per questo martedì mattina depositiamo in Cassazione il quesito referendario, perché deve andare prima sulla Gazzetta Ufficiale. Dal 1 maggio, vi do una scadenza, dal 1 maggio partono le raccolte delle firme, il 1 maggio 1000 banchetti in tutta Italia dell'Italia dei Valori trovate, per favore venite a firmare, per favore venite a firmare, perché è importantissimo che oggi siamo tutti uniti su questi temi. Perché solo un referendum può fermare, solo un referendum. Questa è una legge incostituzionale. Non lo dico io, lo dice ancora sul giornale stamattina il costituzionalista Pace, che individua 5 cause di incostituzionalità. Ma io non voglio parlare delle cause di incostituzionalità. Sul piano etico è immorale questa legge, che prevede che due pesi e due misure. Allora, che cosa fare? Depositiamo il referendum, dal 1 maggio e per 3 mesi, maggio, giugno e luglio, vendere a terra, raccoglieremo le firme per chiedere a voi l'abrogazione di questa legge, perché è l'unica arma che ci rimane, l'arma referendaria. Gli amici del Partito Democratico dicono che è un'arma spuntata. È meglio avere un'arma spuntata che le mani in pasta. Ecco, è meglio affrontare il nemico che ha le bombe atomiche con il fioretto o la freccia in mano, che stare a guardare che buttano e che sfasciano la democrazia di questo paese. Ci deve essere qualcuno che comincia a fare resistenza, milioni di persone che raccogliendo le firme fanno resistenza. Dal 1 maggio 3 quesiti potranno cambiare la storia di questo paese. Primo, fermare questa legge porcata. Secondo, evitare che il futuro del paese sia in mano a un'energia che farà più male che bene, l'energia nucleare. Raccoglieremo le firme dal 1 maggio anche, e i quesiti li abbiamo già depositati in Cassazione, anche contro le centrali nucleari, che non servono a niente se non a fare affari a pochi e a danneggiare per migliaia di anni molti. E l'altra, la privatizzazione dell'acqua. Noi riteniamo che l'acqua, l'aria e l'acqua almeno ce la devono lasciare. Devono lasciare che anche i morti di fame almeno possono bere e non debbano morire di sete. Questa è la ragione per cui noi dell'Italia dei Valori vogliamo passare dalle parole ai fatti. Ci auguriamo che molte altre realtà ci siano vicine, ci auguriamo che voi ci potete dare una mano per fermare questa deriva antidemocratica da una parte e profittatoria del paese dall'altra. È l'unico modo per liberarci di Berlusconi prima che ci pensi il Signore.